reparto è stato il primo ad essere aperto per accogliere le persone affette da coronavirus. Ci siamo dovuti reinventare, siamo ripartiti da zero, ci siamo riorganizzati, abbiamo organizzato gli spazi ambientali, abbiamo organizzato il nostro modo di lavorare, siamo cambiati come professionisti e sicuramente come persone. Tutta questa situazione è dura, è abbastanza pesante. La maggior parte dei nostri pazienti respirano a causa di insufficienza respiratoria dentro un casco CPAP, che è un casco pieno di ossigeno, che a parte avere un rumore terrificante, causa una continua sensazione di sete per i nostri pazienti. Quando le cose vanno male, purtroppo, le persone vengono trasferite in urgenza e ricordiamoci che purtroppo non tutti i nostri pazienti hanno l'età dei nostri nonni. Mascherine e visor e visiere lasciano sul volto dei solchi, ma che per fortuna dopo qualche ora vanno via. Discorso diverso riguarda i segni non visibili. Tutta questa situazione è molto pesante, soprattutto vedere i pazienti da soli nel loro letto di ospedale, nella loro camera, che non possono avere nessun contatto con i loro cari, con i loro familiari. Gli unici contatti che hanno sono con noi infermieri, con gli OSS, con i medici. La cosa più brutta, la cosa più pesante che quotidianamente purtroppo viviamo è vedere i pazienti che lentamente si spengono da soli e sentire i pianti dei loro cari per telefono che piangono sia per la perdita del loro caro, sia per il fatto che non hanno potuto stare vicino al loro caro, né per dire l'ultima parola, né per dare l'ultima carezza. E noi siamo lì, disarmati. L'unica cosa che vorremmo fare è fregarci di tutte le restrizioni e abbracciarli per alleviare un minimo la loro sofferenza. Tutta questa situazione è molto pesante, però non manca il sostegno da parte di tutte le persone che ci stanno circondando, i nostri colleghi con cui condividiamo ormai giornate intere in questa situazione che è surreale, ma anche i colleghi di altri reparti che mano a mano hanno aperto per accogliere le persone affette da coronavirus. Il sostegno molto forte viene anche dai cittadini. Non mancano le lettere di ringraziamento, i cartelloni che vediamo, i regali che ci fanno, supporto psicologico gratuito che riceveremo noi operatori nel caso lo volessimo. Il supporto migliore però e la cosa che ci fa veramente andare avanti è sapere che l'altro giorno si è svegliato un paziente dalla rianimazione che aveva più o meno 45 anni, che era stato ricoverato nel nostro reparto, ma che purtroppo abbiamo dovuto trasferire in urgenza rianimazione per essere intubato. Ecco, sapere che si è svegliato è stata veramente una spinta a lavorare meglio, a lavorare di più. A pensare che ogni nostro minimo sforzo può dare qualcosa di positivo. Per i pazienti come lui, pazienti che ce l'hanno fatta, che si sono svegliati, per i pazienti che purtroppo però sono ancora intubati, per i pazienti che purtroppo devono continuare a respirare per giorni e giorni dentro questi caschi pieni di ossigeno, e per i pazienti, tutti i pazienti ricoverati in quanto affetti da coronavirus, che io a nome di tutti i sanitari vi chiediamo di continuare a rimanere a casa, anche nel momento in cui sembrerà che il contagio diminuisca. Grazie.